Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che dedica anche questa puntata alle prime gare sci-alpinistiche della stagione. Campionati italiani assoluti 2021 a Santa Caterina, tanta neve, un tracciato tecnicissimo, tanta suspense e un risultato a sorpresa. Il nuovo campione italiano è Davide Magnini. Oggi per me è il mio primo titolo italiano assoluto individual, sono felicissimo di questo risultato. Sono partito molto forte sulla prima salita, stavo bene, poi ho sbagliato qualche cambio e purtroppo mi sono trovato in terza posizione, staccato, Robert mi stava scappando via, quindi ho dovuto un po' forzare il ritmo per rientrare sulla seconda e la terza salita, ma per fortuna stavo molto bene, sono riuscito a passarlo e poi nella penultima discesa Robert ha avuto un piccolo problema allo scarpone e ho provato il tutto per tutto sull'ultima salita e l'ultima discesa, sono riuscito a prendere il largo e arrivare in solitaria, quindi sono felicissimo di questa gara e spero sia di buon auspicio per le prossime. Al femminile bagarre, gara incerta sino alla fine, ma vince sempre lei, Alba De Silvestro, 4 titoli italiani consecutivi. Beh, sicuramente è stata una bella gara, ogni anno vincere i campionati italiani diventa sempre più difficile, il livello si alza sempre di più e ogni anno fatico di più a portare a casa questo titolo. Oggi è stata una bella bagarre proprio per tutta la gara, alla fine le posizioni si sono decise proprio sull'ultima discesa e quindi è stata veramente una bella gara, sicuramente un bel percorso abbastanza tecnico, anche la neve ha aiutato che era veramente bella e alla fine è uscita una bella prova per questi campionati italiani. Questo fine settimana è invece tempo di Coppa Italia Giovani con il trofeo Gino Berniga in Valdarigna, in provincia di Sondrio. Uomo da battere, ancora una volta, il campione italiano Under 23 Andrea Prandi. Domenica si correrà la Coppa Italia Giovani in Valdarigna. Sarò presente anch'io allo start, anche se l'idea iniziale era quella di non partecipare per allenarmi in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo. È sempre una gara bellissima, con tantissima neve, percorsi super tecnici e allora ho detto ci devo essere e quindi ci vediamo domenica in Valdarigna. Il livello quest'anno è davvero alto, ci saranno molti avversari forti, per citarne alcuni Giovanni Rossi e Sebastian Ghisciarda, ma ce la metterò tutta e cercherò di fare il mio meglio anche stavolta. Anche per questa settimana è davvero tutto, il nostro consiglio non cambia, che siate in allenamento o in gara, continuate a sognare, osare e non mollate mai.